Allora, G7 a Siracusa, prima giornata in apertura, oggi la seconda, una settimana intensa. Dalla Sicilia parte un nuovo messaggio del governo, partendo dalla terra. Dalla terra e dal mare, perché primo G7 pesca e agricoltura. Per la prima volta si discute del sistema produttivo nel suo complesso, perché crediamo che l'Italia sappia offrire il meglio quando viene valutata da ogni angolatura, da ogni prospettiva. Ogni nazione ha delle qualità, ma l'Italia le ha tutte, e questo dobbiamo saperlo mostrare, perché molti non capiscono del tutto che cosa vuol dire la contaminazione di 3.000 anni e che cosa ha prodotto. Il DNA italiano è un DNA unico, quando lo rappresentiamo al mondo diventa più forte in termini di valore aggiunto. Il Made in Italy è percepito come il buono e il bello. Noi dobbiamo continuare a saperlo rappresentare, perché bisogna ricchezza e lavoro. Signor Ministro, la Sicilia si è impoverita. Questo G7 vuole dimostrare il rilancio di una Sicilia per un'Italia unita? In realtà la Sicilia è ricca dal punto di vista di grandissime potenzialità, più di ogni altro. Forse troppo abituata ad avere talmente tanto che non è stata al passo della possibilità di, tra virgolette, venderlo in positivo e quindi creare ancora più ricchezza di quella che ha nella natura, nella biodiversità, nei monumenti, nei prodotti tipici. Oggi è regina della promozione italiana per i paesi più ricchi, ma anche di nuovo come ponte verso l'Africa, che è un continente importante, strategico per quella che è la sicurezza alimentare del futuro. Oggi la Sicilia torna a essere una via di accesso non solo, e speriamo più, dell'immigrazione clandestina, ma diventa un ponte per creare mercati, per rafforzarsi e per crescere. I giovani vanno via dalla Sicilia per l'Europa, qualche giovane ritorna, pochissimi. Un messaggio per questi giovani che vogliono ritornare ma non ce la fanno? Non dobbiamo dare messaggi, dobbiamo dare fatti, perché i messaggi e le enunciazioni non servono a fare reddito, serve il reddito, perché chi lascia la Sicilia per andare, con tutto l'affetto per i paesi, per esempio del nord Europa, lascia una terra dove si vive bene, si mangia bene, c'è qualità della vita molto elevata. Mancano spesso servizi, manca la prospettiva della redditività corretta, a questo dobbiamo mirare, e credo che se dovessimo arrivare a questi saranno tanti giovani del nord Europa che decideranno di venire invece in Sicilia a vivere, come spesso avviene per tanti imprenditori, ne ho incontrati anche qui, che dal nord vengono qui perché capiscono quanto è importante vivere bene, e vivere bene significa vivere in Italia.